Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Two Point Hospital. Come al solito io sono Bruce Cridal, benvenuto ovviamente in questo nuovissimo video dove andremo avanti nella nostra avventura, nella nostra gestione di questi ospedali pazzi, con malattie pazze, con pazienti pazzi, con lavoratori pazzi, cioè c'è tutto pazzo qua e ci piace così. Andiamo a gestirlo, quindi non perdiamo tempo. Vi ricordo solamente di supportare la serie con un mi piace, un commento e una condivisione se volete. Mi raccomando, un mi piace è importante per un canale che non prende neanche un euro e ve l'ho spiegato 100.000 volte di motivi perché. Detto questo, vi ricordo che esiste la pagina Instagram, Facebook e il gruppo Telegram, tutti i link in descrizione. Ma detto questo, andiamo subito, ovviamente in game. Ed eccoci in game, amici, finalmente. Allora, situazione coda. Dunque, 9 di qua e 10 di qua. Quindi la coda è abbastanza importante. Probabilmente quello da fare, essendo che ovviamente l'ospedale sta diventando sempre più importante, è fare un altro ufficio del medico base, che ci costerà in realtà, però ci permette di stare un po' più tranquilli. Direi di farlo così. Ufficetto piccolo, un bel ufficetto piccolo. Ecco, che cavolo, sta pianta non va bene lì. Facciamo la bella porta, le finestre, cioè insomma, addobbiamolo e mettiamoci pure un dottore. È fatta la stanza, adesso vediamo se la situazione migliora. Qua ce ne sono 7, qua 7, qua 6. Quindi si sono un po' distribuiti. Siamo corti di soldi, non so se riusciamo a pagare le bollette. Secondo te ci sarà un prestito? Allora, le entrate sono meno che le uscite, ma attendiamo un attimo, abbiamo un sacco di cose. Relazione ispezione, stavo dicendo relax ispezione. Vabbè. Il signor Josworth ci ha inviato la relazione della sua recente visita, sono 30 pagine, quindi non l'abbiamo letta, ma la parte finale dice: una delle migliori strutture sanitarie della contea diventerà una delle mete, quello che ci aveva detto l'altra volta. Sfida, colpisci il VIP, ricompensa 5.000 e vai. E quindi abbiamo preso un po' di soldini. Poi promozione staff, direi non ora. Nuova malattia, il cuoio padelluto. I nostri medici hanno scoperto una nuova malattia, il cuoio padelluto. Attaccamento involontario agli utensili da cucina, provocato a livelli bassissimi di abilità a cucinare. Praticamente se li tirano addosso. La padella deve essere rimossa. Ok, abbiamo lo spadellatore, l'avevamo visto l'altra volta. Un gruppo di pazienti del reparto è stato abbandonato dopo che un ospedale della Bungie Tech è inesploso. Ecco, queste sono le sfide. Cura 4 pazienti. Stanza per le terapie, riparto 1 in ospedale. Ok, 90 giorni, ricompensa 10.000. E poi Nia Roll Camp, inserviente. Questo posto avrebbe bisogno di una risistemata. Basterebbe qualche pianta, una foto, forse pure un quadro. Magari pulire quel vomito. Sfida. Attrattivo ospedale di 70%, non riesco più a parlare. Limite di tempo 180 giorni, ricompensa più 25%. Ok, facciamo un po' di missioni che bisogna assolutissimamente fare. Attenzione perché abbiamo un atto di spadellamento. Guardate lo spadellatore che stacca la pentola. Primo paziente curato, oh, anzi, in realtà, secondo paziente curato. Da spadellatore, ci sono alcuni pazienti che non stanno benissimo perché sono in coda, in diagnosi generale. Bisogna assolutissimamente trovare altri medici. Forse abbiamo troppi inservienti. Cioè, il problema è che a volte, mamma mia, sto medico costa un botto, ma io lo prendo lo stesso. Medico non può lavorare in diagnosi generale, attenzione. Abbiamo la prima stella, congratulazioni, il Ministero della Salute di Two Point ha assegnato al tuo ospedale una stella. Ok, ora concentrati nel tuo nascente impero a due teste o aggiungere una terza aprendo un nuovo ospedale a Fluttering. Ok, continuiamo qua. Abbiamo avuto un po' di bonus, tra l'altro cardiologia e altre cose interessanti sbloccate, abbiamo un bel po' di soldini. Allora, il problema qua è dello staff, perché in realtà non abbiamo dottori che possono lavorare in diagnosi generale e questo è un bel problema. E poi diagnosi generale serve qua un medico sostanzialmente, sì, un infermiere, scusate.
Quindi potremmo utilizzare uno di diagnostica, già che ci siamo, infiliamolo dentro qua, perfetto, così diagnosi generale siamo a posto. C'è uno spadellatore in diagnosi generale. Possiamo migliorare il macchinario svitatrice. Guardate quanti soldi abbiamo. Adesso abbiamo entrate 98.000. Abbiamo tante uscite, ma tante entrate. Allora, la svitatrice possiamo migliorarla, ma in realtà facendo così, migliora la svitatrice, ci costa 10.000, miglioriamola. Porta il livello di ospedale a 8, con la svitatrice secondo me ci arriviamo, e possiede 2 su 3 edifici, su questo ci lavoriamo, e migliora macchinari, ovviamente ne stiamo già migliorando uno. Bene così, andiamo avanti così, e intanto c'è segnalazione speciale, purtroppo non abbiamo curato abbastanza pazienti, cura 4 pazienti con una... ha curato 1 su 4. Allora, il problema qua sono le code, che adesso in realtà... ci sono comunque, perché guardate, il reparto sostanzialmente è sempre pieno. Quindi bisogna fare da questa parte un reparto migliore. Fatto, e però adesso la tendenza di fare troppo la boccuccia di fronte alla macchina fotografica, il famoso bacio a culo di pollo, cioè così, nasce da uno culo i pensieri lascitivi della corteccia cerebrale. Uno psichiatra deve utilizzare un rubinetto subconsciente per travasare i pensieri in eccesso in un Becker. Cioè lo vuole svuotare, dopodiché possono essere tranquillamente inceneriti. Invieremo il paziente per la terapia verso la psichiatria. Ok, e lo staff, sto facendo una parrucca per un amico, si intende. Mi servono immediatamente un sacco di capelli. Potreste ciuffare qualcuna di queste, di quelle monobestie per me? Sfida, spara 5 monobestie. E come si fa? Comunque, allora, le entrate le abbiamo. Adesso... dopo l'inizio difficile, diciamo che abbiamo più o meno sistemato i problemi all'ospedale. Ora si potrebbe acquistare questo o questo lotto. Io direi di acquistare... allora, risparmiamo sul lotto e compriamo questo. Ok. E intanto da questa parte qua mettiamo qualche oggettino, magari un distributore di bevande. Vediamo un po'. Oh, potremmo metterli contro il muro qua? Potremmo. Distributore di snack. Bel distributore di salati. Un bel cestinetto. E un bel estintore. Ok, perfetto. Poi magari mettiamo una panca qua, una qua, una qua. E queste girate per così. Ok, per rendere un po' meglio, diciamo, la scena. Porta delle piante c'è, una bella pianta qua. Guardate che bella zona. Ok, possiamo migliorare il macchinario scanner rapido, che se non erro è questo. Sì, miglioriamolo, così facciamo l'altra. Allora, la storia delle monobestie non l'ho ben capita, però arrivano i padelluti e diciamo che siamo messi abbastanza bene. Attrattività attuale 60%. Sto bene, schermata. Ok, ogni tanto arrivano i messaggi. Qua siamo a posto. Qua è stato costruito. Perfetto, dobbiamo sistemare i macchinari. E questo per l'ospedale a 2 stelle. E poi abbiamo anche questa missione. Siamo attualmente al 60%. Bisogna un po' migliorarlo, magari aggiungendo delle stanze. Fatta anche la cardiologia e ho tolto ovviamente il reparto. Non mi veniva il nome. Ed è qua il nuovo reparto. L'avevo già fatto con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letti disposti così. Direi che va abbastanza bene il tutto. Allora, vediamo un attimo. Purtroppo non siamo riusciti a soddisfare il 70%, eravamo a 60, se non erro. Purtroppo alcune missioni sono veramente difficili. L'ispettore ci dà... ma era già venuto, no? Forse i premi, non lo so. Però possiamo sbloccare altre cose adesso. Comunque, nuovo malattia al monociglio. I nostri medici hanno scoperto una nuova malattia al monociglio. Estrema crescita pilifera provocata dall'ascolto di musica demenziale e della frequentazione di mostre di pittura messicana. Il monociglio deve essere rimosso con cautela e bisogna farlo al reparto. Bene.
andando avanti, direi. Arriva un sacco. I nostri medici hanno scoperto una nuova malattia, l'alito insolente. Quando il paziente apre la bocca, succedono cose orribili. Lo si contrae bevendo acqua del lavabo o dal water. Sì, dal water. Dal water. Dal water. Inizia e invia il paziente verso la farmacia. Ok, allora adesso mi faccio un giro sulle stanze che mancano e vediamo di sistemare qualcosa. Che cavolo è sto coso? Ah, le monobestie sono! Quindi sono in giro queste monobestie! Una l'ho beccata e le altre. Ah, ok, l'ha pulita. Ma le altre dove sono? 5 monobestie da prendere. Una l'ho vista per caso. Ma le altre dove sono? Cioè, io non le vedo le altre. Proviamo a fare una vista così a tipo a piantina. Voi le vedete altre monobestie? Io non ne vedo. A meno che sono nell'ala nuova, le maledette, no? Sembrava poi tipo una benda, delle bende che si muovevano, bende o qualcosa del genere. Allora io monobestie non ne vedo più. Adesso se ne vedo altre le ammazzo. Però eccolo dov'era. Molto bene. Situazione abbastanza tranquilla ora. Non ci sono troppe code. Diciamo che abbiamo recuperato il casino, non ci sono più code. Però ci manca pochino per arrivare a livello 8. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ho fatto un bagno. E ok, seconda stella. La durata della tua organizzazione continua a declissare anche le più ardite previsioni della scommessa del nostro ufficio. Più cresci, più cose dovrai migliorare. Quindi elemento sbloccato, la spadellatrice 2. I cavoli. Alla grande proprio, nuova spadellatrice, spadellatrice 2. E come sto vedendo, un inserviente sta già sistemando la spadellatrice. Però noi abbiamo la 2. A questo punto mi viene il fortissimo dubbio se riesco a prendere la stanza e fare un bel modifica. Qua non c'è spadellatrice 2, forse c'è una stanza con. Perché? Mettiti qua. Una stanza con spadellatrice. No, spadellato. Che cavolo è? Forse un miglioramento. Spadellatrice 2 è un miglioramento. Perfetto, ok. Da capire. Comunque, abbiamo le monobestie che non sono più riuscito a trovare. Ho provato a guardare un attimo in giro, ma non trovo altre monobestie. Ispettore sanitario sta lasciando l'ospedale. Molto bene. Eccolo qua, è quello con la coroncina, cura 20 pazienti per l'ospedale a 3 stelle, tasso di cura 70%, siamo al 66%, e attività di ospedale 65%, attrattiva, scusate, adesso siamo al 60%, miglioriamolo un bel po' ancora. Facciamoci un giro negli oggetti, perché abbiamo ben 905, attenzione, però emergenza reparto, cura 4 pazienti con apatia ossea, e serve il reparto 1 che ci siamo. Stavo dicendo, oggetti. Allora, dovremmo riuscire a curarli questi. Abbiamo il distributore di bevande energetiche, un sacco di cose da sbloccare. Alcuni ci danno soldi, altri no. E sti cavoli, solo per vederli ci vuole un fottio di tempo. Quindi vedremo un po', mi faccio guidare anche dalla fortuna. Premi annuali! Allora, medico dell'anno, infermiere dell'anno, inserviente dell'anno, assistente dell'anno, datore di lavoro dell'anno e premio dei pazienti, insomma, ne abbiamo vinti un bel po'. Molti. Ho ucciso un'altra monobestia qua. Però ne mancano ancora tre. E cavoli, dove cavolo sono? Intanto continuano ad arrivare altre cose. La licantropia, cioè l'abilità di trasformarsi in lupo. La licantropia creduta estinta sta tornando nelle pericolose foreste di tutto il paese. Si contrae per esposizione diretta alla luce della luna piena, a volte a causa delle maniglia delle porte. Sono in corso di ricerca per quale farmacia. Va bene, anche lì. Insomma, diciamo che più o meno siamo ok. Vorrei. Ecco qua, stiamo curando i pazienti qua. Vorrei ancora sistemare un po' di cose perché ci siamo, ad esempio, al tasso di cure, ma attrattività dell'ospedale bisogna migliorarla. Siamo al 60, manca il 5%. Allora, direi di sbloccare l'orologio che aumenta l'attrattività. Abbiamo anche il telefono, fornisce intrattenimento, perfetto, e vediamo di piazzarli subito magari. Che cavoli, aumenta l'intrattenimento. Questo sembra fatto apposta questa parete. Tilo qua, un po' più in qua. Oh, là! No, forse era meglio prima. Vabbè, insomma, più o meno ci siamo. Abbiamo messo anche i telefoni, che male non fa. Abbiamo speso un po' di cosine. Abbiamo
L'ingonfio, un pericoloso accumulo di pensieri narcisisti. Se non curata, parti di ego iniziano a spuntare da ogni orifizio. È uno spettacolo orribile. Uno psichiatra deve delicatamente sgonfiare l'ego con un enorme spillo. Psichiatria. Promozione staff, non ora. E questa sfida qua, sfida guadagna 400.000. Insomma, ci siamo quasi però. Però da dove parte il conteggio? Attrattività non è ancora aumentata come volevo. E la cosa non mi piace. Sfida completata e vai. Poi purtroppo non sono usciti. Ok, una sì, le monobestie non le ho trovate. Ne ho trovate solo due. Vabbè, cioè, cosa devo fare? Cioè... Allora, io direi di fare un'altra farmacia. Secondo me è indispensabile fare un'altra farmacia. Però in realtà non ci sono code. Cioè, il mio non vedo code. Forse solo qua. Ah, insomma. Farmacia. Sì, c'è qualcuno alla farmacia. Forse conviene fare un'altra farmacia da questa parte qua. Intanto qua ho fatto la sala dello staff. L'ho cambiata. Tanto la farmacia dovrebbe occupare meno spazio. E infatti è così. Però facciamola lo stesso. Ok, mettiamo il nostro bel cestino, la nostra bella pianta, il poster della cefalea, l'estintore. Per qui l'orologio. Direi che ci siamo. Da questa parte qua direi un'altra pianta che non fa mai male. Qualche poster qua. E sbloccare qualche poster non sarebbe una cattiva idea, tipo questo. Un modello anatomico, scheletro da esposizione, 300k però. Un altro poster, via. Mettiamo altri poster. Mettiamo la parete di poster. Prestigio 3, mi piace, vai. Ok, molto bene. A questo punto oggetti e mettiamoci, direi la panca. Un paio di panche qua. Un paio, ce ne sta una in realtà, ma va bene. Qua se ne possono mettere qualcuna e magari, e dico magari, un paio di telefoni qua fanno sempre bene. Un bello orologino magari qua e vediamo un attimo. 61% di cavoli, una missione quasi impossibile, quasi però. Ma amici, direi che per questa puntata è tutto, ma andiamo a vedere nella mappa appunto l'ospedale nuovo che è qua, che è Flottering. Flottering, siamo qua praticamente vicino a un castello. Rete supervirus, progetti collaborativi. Allora, qua siamo a livello 2. Il progetto Supervirus collabora con altre organizzazioni speciali e progetti di ricerca per scoprire nuove tecnologie. Perché non provi ad avviare un progetto? Allora, cioè, sono dei progetti, un'altra roba da vedere oltre a questo ospedale. E poi ce ne saranno, credo, sicuramente degli altri da sbloccare. Ma amici, per questa puntata è tutto. Vi voglio ricordare di lasciare un bel mi piace per supportare la serie, commentate e condividete. Damolo c'è tutto e ci vediamo al prossimo futuro video. Ciao a tutti!